Ma vediamo i dettagli dell'operazione nella conferenza stampa che si è tenuta nei nuovi locali della Procura di Catanzaro. Presso i nuovi locali della Procura di Catanzaro si è tenuta la conferenza stampa per descrivere i dettagli dell'operazione che questa mattina ha portato agli arresti di 202 persone, tra cui il sindaco di Rende, Marcello Manna. Sono stati raggiunti da ordinanze di custodia cautelare 202 presunti innocenti. La zona di interesse dell'indagine di questa notte, in particolare la provincia di Cosenza e altre parti del territorio nazionale, infatti in altre regioni sono stati raggiunti da ordinanze di custodia cautelare altri indagati. L'indagine riguarda l'associazione di cristiano mafioso, l'associazione di cristiano traffico stupefacente, tutti i reati fine tipici dell'associazione mafiosa, estorsione, usura e rapporti anche con la pubblica amministrazione. Per intenderci, sono stati raggiunti da attività di indagine anche tre professionisti. I dettagli ovviamente, insomma, non si possono dire in merito, ma è stato individuato un metodo. La stampa è potente, ha potere. Chiedete ai vostri editori di dire ai referenti politici di cambiare la legge. Fino a quando non cambia la legge, io non intendo essere né indagato né sottoposto a procedimenti disciplinari. Procuratore, era comunque molto tempo che non c'era un'indagine così complessa sulla provincia di Cosenza. Che io ricordi, sì, no, beh, questa è forse la più estesa, estesa che ci è capitato di fare, anche perché noi abbiamo interessato Polizia, Carabinieri e Finanza, non era un'indagine che poteva fare una sola forza di polizia, nel senso che ogni forza di polizia già ci lavorava su famiglie di 'ndrangheta, già ci lavorava sui territori. Allora bisognava mettere in rete, mettere a regime tutto quello che c'era negli archivi, nelle banche dati di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Ci sono stati due bravi sostituti che hanno lavorato e non vi posso dire il nome perché la legge vieta di dire i nomi anche dei sostituti. Anche E poi c'è anche una collega di Cosenza che ha lavorato, ma non vi posso dire il nome. Quindi c'è stato un gruppo di lavoro che ha coinvolto centinaia di uomini della polizia, di uomini e donne della polizia giudiziaria, polizia, carabinieri e finanza. Per noi non è stato difficile far lavorare a regime tutte e tre come se fossero un unico corpo, perché ci sono investigatori di primissimo piano qui nel distretto di Catanzaro, mandati dai vertici delle forze dell'ordine, che io ringrazio sempre, il comandante generale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, il capo della Polizia, che in base alle nostre richieste non ci hanno mai deluso. Quindi, quando c'è gente intelligente, è possibile, anche se hanno una divisa diversa, farli lavorare in perfetta sinergia, come anche con gli uomini e le donne di questa procura. È un lavoro che è durato anni, molto difficile fare la sintesi, soprattutto a mettere a regime tutti i file sparsi, dare una susseguenza logica sul piano investigativo e quindi probatorio a tutto quello che si è riuscito a raccogliere negli anni. Dai. Oggi è una giornata importante anche perché si tiene il battesimo del nuovo ufficio della Procura. Ma è il primo giorno che voi entrate in questa nuova procura, è un bellissimo convento del 400, ristrutturato grazie anche alla sovrintendenza che ha seguito i lavori giorno per giorno, ma della procura nuova, quando faremo l'inaugurazione, ve la descriverò nel dettaglio perché anche io in questi anni ho fatto il direttore dei lavori, il capomastro. E poi vi spiegherò nel dettaglio di chi è il merito della realizzazione di questa procura, perché noi ci dobbiamo dimenticare, dobbiamo avere le mani della stessa lunghezza e ricordarci anche di chi oggi non c'è, di anche chi oggi non c'è al potere, che ha contribuito mettendo 7 milioni e mezzo di euro per realizzare quest'opera, che consente il risparmio di 1.700.000 euro l'anno di fitto a Catanzaro.